Un territorio ampio, vocato per sua natura e per sua tradizione secolare all'agricoltura. Oggi però occorre fare un passo ulteriore in grado di coniugare le sfide dei giorni nostri con l'innovazione. È su questa visione che hanno deciso di scommettere molti soggetti dando vita al distretto biologico della Maremma. La nuova realtà che vede la partecipazione al 51% del privato e al 49% del pubblico ha preso vita con la firma arrivata nella sala consiliare di Grosseto, gremita come non mai. Sette comuni, oltre al capoluogo Capalbio, Castiglione della Pescaia, Mariano in Toscana, Manciano, Orbetello e Scanzano, le associazioni di categoria, gli enti e la Fondazione Polo Universitario. Sono queste le realtà a far parte della neonata assemblea di cui è stato fatto presidente il promotore del progetto, il sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna. A Grosseto abbiamo sicuramente sull'agroalimentare una TU fondamentale, un prodotto interno lordo proveniente per lo più dallo stesso, ma che ha già una percentuale di oltre il 40% di imprenditori che operano in conduzione biologica o in transizione all'agricoltura biologica. Le sfide del futuro sono di un'agricoltura sempre meno impattante sull'ambiente, sono quelle di riuscire a costruire politiche non solo di innovazione, ma anche di comunicazione, di internazionalizzazione, di promozione condivise, significa avere la capacità di comprendere che un territorio o si rilancia tutto insieme, che si riesce a fare squadra, oppure diventa sempre più complicato reggere la concorrenza nazionale ed internazionale. Attualmente su un totale di oltre 5.000 aziende agricole presenti nei 7 comuni del distretto, ben 1.341 conducono già la propria attività con metodo biologico certificato. L'associazione si prefigge l'obiettivo di superare la soglia del 50% nei prossimi anni. L'obiettivo dichiarato è quello di promuovere la conversione alla produzione biologica, valorizzarla a livello locale e favorire la sua commercializzazione sui mercati esteri. Insomma, dar corpo ad una progettualità collettiva, ma non solo. Intercettare finanziamenti sui prodotti integrati di distretto, di filiera, sui piani integrati di filiera, sui finanziamenti della filiera, quindi mettendo in sinergia dalla produzione al consumatore tutti gli attori principali, gli stakeholder della filiera stessa in maniera efficace ed efficiente. Un lavoro di squadra per affrontare i problemi contemporanei. Noi dobbiamo sapere che l'agricoltura nel mondo costituisce anche una fonte di inquinamento, una delle cause del cambiamento climatico, quindi deve impegnarsi a ridurre le sue emissioni, ma è anche un grande strumento, un grande protagonista della lotta al cambiamento climatico in termini proprio proattivi, e quindi le colture biologiche da noi potranno raggiungere presto addirittura il 50% della superficie, dimostrano come la Maremma sia davvero protagonista della transizione ecologica, perché naturalmente lo è. Ecco allora che, insieme, la Maremma può diventare un nuovo punto di partenza per la Toscana e non solo.